Ciao Michele, un'altra partita di fatica per la squadra, di sacrificio e ancora una volta in gol con il lavoro di Da Cruz. È uscita l'Ascoli dalla crisi, possiamo almeno dire questo? Sì, cioè nel senso l'importante era una reazione da parte di tutti noi, ci siamo guardati in faccia e dovevamo uscire da questo periodaccio. Credo che i tre punti siano importantissimi, nonostante una prestazione non brillantissima, però l'importante era vincere, è quello che volevamo tutti insieme, quindi ci siamo riusciti e il carattere, insomma, la voglia di reagire era importante oggi, credo che l'abbiamo dimostrato. Il mister ha detto che in settimana ha visto le componenti stringersi attorno a voi e i risultati comunque si sono visti. Anche voi appunto avete avuto dal campo la sensazione di trovarvi in una realtà che vi ha per certi versi tutelato. Sì, parlo dei tifosi, della società. Sì, sì, insomma, è stato tutto molto tranquillo, nel senso anche insomma la curva è venuta a parlarci, ci ha incitato, ci siamo uniti ancora più di prima e credo che questo sia una cosa importante nei momenti difficili che possono esserci nel corso del campionato lungo, quindi essere tutti uniti ci dà ancora più forza e infatti anche noi, insomma, i veterani più vecchi abbiamo un po', ci siamo un po' guardati in faccia, abbiamo un po' preso, insomma, i compagni, li abbiamo incitati a tirare fuori il meglio, quell'amor proprio che magari da qualche partita mancava. Oggi il merito di tutti, non si può dire nulla. Oggi il mister l'aveva anche anticipato nel pre-gara, si è affidato a una squadra prettamente di veterani, no? Ha dato fiducia, si è affidato a voi, vi ha visto un po' come una garanzia. Nel corso della ripresa poi l'assetto della squadra è cambiato per circostanze di gioco, hai temuto qualcosa in quegli ultimi minuti? Sono usciti tutti? Sicuramente abbiamo affrontato una buona squadra, hanno avuto le loro occasioni, però insomma eravamo lì, nel senso che non vedevo, anche da fuori dal campo non vedevo quella sensazione di prendere gol, perché vedevo una squadra comunque che lottava, che reagiva e che magari non eravamo, non avevamo l'atteggiamento che avevamo avuto col Chievo, quindi insomma da come l'ho vista io, anche se poi abbiamo rischiato qualcosa, vedevo che potevamo vincere. Poco tempo per godere, diciamo, di questo risultato. Martedì sera si torna in campo, non ci sarà Da Cruz, un'assenza pesante. Beh, sicuramente Da Cruz oggi ha fatto una prestazione esemplare. Quello che poi è stato espulso, mi hanno detto che l'arbitro un po' ha esagerato, però non gli si può dire nulla oggi. Però ci sono tanti altri giocatori importanti nella rosa che, insomma, chi lo sostituirà credo che dovrà dare il massimo e non farlo rimpiangere. Cioè, a me è piaciuta tantissimo l'immagine di Ninkovic che consola Da Cruz. Cioè, è un'immagine che può passare in sotto, però è un'immagine importante questa per la, sì, per sì, la squadra. Sì, sì, assolutamente. Conoscendo i due personaggi, i due ragazzi, piccoli, no? Sono i dettagli che fanno la differenza, esatto, alla fine. Poi anche quell'abbraccio tuo quando sei uscito con il mister, no? Certo. Quello è stato un abbraccio, anche questo, no? Vabbè, tu sei un ragazzo tranquillo e tutto, però insomma dall'esterno è significativo anche questo, no? Perché certo, magari non vi vive tutti i giorni. Certo, perché anche lui, insomma, è un essere umano, voglio dire, come stiamo male noi, che insomma, dopo le sconfitte sta male anche lui. Poi è stato giocatore, è la fascia da capitano, quindi certo, assolutamente, ancora... è stato giocatore anche lui, quindi sa bene come ci si comporta da giocatore e da allenatore.
e l'ho visto anche lui, insomma, che stava male, no? quando uno perde, il mister, insomma, si deve sempre mettere davanti la faccia, lui l'ha sempre messa, e siamo con lui, siamo sempre stati con lui, nessuno mai, insomma, messo in discussione, perché credo che è un allenatore importante, è un allenatore veramente che ci può fare la differenza sia a livello mentale, psicologico che in campo, quindi insomma è anche merito suo. Poi gli ha dato tempo anche di poter lavorare. Sì, certo, ovviamente siamo una squadra quasi, insomma, tutta nuova, però da quando è qua si è sempre messo a disposizione e non ha mai sbagliato niente, quindi insomma avanti così e pensiamo a martedì. Okay. Posto.